Obbligatorio indossare la mascherina sempre che ci si trovi in città e fuori dalla propria abitazione. È l'obbligo entrato in vigore ad Arezzo, dove il sindaco Alessandro Ghinelli, con un'ordinanza, ha voluto rafforzare il concetto già espresso dalle direttive regionali che imponevano l'utilizzo del dispositivo di sicurezza in un luogo pubblico ma solo in presenza di altre persone. Qui questa eccezione non esiste. Per chi trasgredisce, tra l'altro, la sanzione è salata, 400 euro. L'irrigidimento è arrivato nonostante la città aretina la sua provincia viaggino ormai da giorni attorno al contagio zero. La decisione è maturata al termine di un comitato ordine e sicurezza in cui si è affrontato il tema degli assembramenti visti nello scorso fine settimana. Critica l'opposizione, che parla di clima di terrore. Nella vicina Castiglion Fiorentino, invece, il primo cittadino, Mauro Agnelli, punisce chi disperde la mascherina nell'ambiente e il costo della sanzione è 100 volte superiore al costo minimo di una mascherina. Questo dispositivo di sicurezza del valore di circa 50 centesimi andrà a costare, attraverso questa ordinanza e la conseguente sanzione, almeno 100 volte il suo valore, quindi 50 euro, per coloro che le disperderanno nell'ambiente col lancio dal finestrino della macchina piuttosto che a piedi, anziché collocarle negli appositi raccoglitori dell'indifferenziata. Ricordatevi che a Castiglion Fiorentino saremo inflessibili. Intanto si discute ad Arezzo del ritorno della Fiera Antiquaria, evento unico in Italia che dopo un lungo stop potrebbe tornare con il suo appuntamento mensile il prossimo 6 e 7 giugno.